un ruolo fondamentale. La SLC ha sempre lavorato nell'ottica di... Io penso che c'è una sproporzione totale tra il livello di investimento che si sta facendo per le assunzioni che sono di tipo sostitutivo. Continuiamo a pensare che un provvedimento che avesse messo come vincolo l'occupazione aggiuntiva darebbe oggi maggiori risultati, mentre invece spendiamo risorse per sostituzioni che ci sarebbero comunque state, e penso che però si sono tagliati i diritti dei lavoratori e stiamo svuotando il mare con un cucchiaino, perché il pensiero va sempre a quei 3 milioni di disoccupati che continuano a crescere, che hanno alle spalle disoccupazione di lunga durata, che non vedono nessuna prospettiva. Io penso che Finmeccanica, che peraltro è un'azienda a partecipazione pubblica ed è una delle industrie più importanti del nostro paese, dovrebbe aprire un confronto vero su quali prospettive intende avere, perché siamo di fronte a un piano, non il primo, che ogni volta sottrae qualche parte di attività e qualche risorsa al mezzogiorno senza definire invece quali sono le prospettive. Noi non pensiamo sia una prospettiva possibile quella dello spezzatino, non pensiamo, abbiamo anche criticato certe decisioni di cessione che Finmeccanica ha fatto. Sarebbe l'ora che su un'azienda di questa rilevanza si apra un confronto vero su qual è la prospettiva e un piano industriale che non è fatto di tanti piccoli interventi di cui non si capisce poi l'obiettivo finale. Certo che andremo alla convocazione che finalmente il governo ha fatto e che era quantomeno doverosa dopo la mobilitazione del mondo della scuola. Diremo al governo le cose che abbiamo detto anche in tutte le piazze nello sciopero del 5 di maggio, che quel disegno di legge non va bene, che va profondamente modificata l'impostazione a partire dai tre nodi fondamentali, che ci deve essere una soluzione anche se pluriennale per tutti i lavoratori precari della scuola, del corpo insegnante e anche del corpo tecnico amministrativo, che l'impostazione del dirigente scolastico da uomo solo al comando non va bene, perché la scuola è luogo di integrazione di comunità. E la terza cosa che diremo è che rivendichiamo che dell'organizzazione scolastica fa parte anche il rinnovo dei contratti e le condizioni delle persone.